viene in seguito un completo di abito, soprabito e cloche, realizzato invece a Torino nel 1926. È un completo che ha una storia interessante. Fu confezionato a Torino per una giovane sposa che veniva sposa in città e mette insieme appunto un abito di seta, un soprabito di gros de tour di viscosa, perfettamente collegati, diciamo coordinati a una cloche che invece era di produzione parigina della modisteria Lucie Amar, che era una delle più famose all'epoca.